Lo straordinario concerto del maestro Andrea Morricone sul palco del Teatro del Perdono a Colle Maggio per la chiusura della Perdonanza 726 con lo spettacolo L'Aquila Perennio Morricone. Morricone dirige Morricone, 140 persone sul palco con l'orchestra Roma Sinfonietta, il nuovo coro lirico sinfonico romano e il soprano Vittoriana De Amicis, diretti dal maestro, figlio dell'indimenticabile Ennio, un personaggio eccezionale di recente scomparso, legato all'Aquila da un filo indissolubile, cittadino onorario, emozioni in musica attraverso i più grandi lavori del maestro, poesia pura che il pubblico, numeroso nonostante le avverse condizioni meteo, ha apprezzato. Poche parole, quelle del maestro Andrea Morricone, ma sentite. Un'emozione indescrivibile, che è la musica condivisa. Grazie. Sul palco anche Marco, l'altro figlio, che ha ricordato la figura del padre e il legame con l'Aquila. Come dimenticare le lacrime del maestro dopo il terremoto davanti al teatro comunale distrutto? Il sindaco Pierluigi Biondi alla fine ha premiato tutti, una perdonanza dei miracoli, apprezzata e ben riuscita. Per il maestro De Amicis, direttore artistico, si chiude un ciclo di 3 anni, una piattaforma culturale, un progetto importante, per il futuro si vedrà. Di creare una piattaforma culturale di incrocio, di sinergia tra questo territorio, che è un territorio meraviglioso, lo diceva anche Ennio, qui c'è la musica classica, qui c'è la cultura, riportare all'attenzione di tutti la cultura, la musica non la ferma nessuno. Un miracolo anche essere riusciti a fare il concerto di chiusura all'Aquila, come altrove, una giornata nera per il maltempo, tantissimi disagi. È bastata poca pioggia per creare condizioni allucinanti in città, strade allagate, alberi caduti, tombini straripanti e pieni, moltissimi interventi dei vigili del fuoco, un lavoro grandissimo anche quello degli operai del comune per ripristinare l'area di Colle Maggio e permettere il concerto.